Buonasera e benvenuti a questo nostro focus di approfondimento. Abbiamo con noi Marco Sinopoli, il responsabile della comunità Emmaus di Laterina. Grazie per essere con noi quest'oggi. Grazie Luca. Insieme a Marco Sinopoli presenteremo un'iniziativa che è prevista per sabato 16 dicembre a partire dalle 10:30, quando verrà inaugurato un archivio storico della comunità Emmaus di Laterina. Questo è un periodo particolare perché ricorrono i 50 anni dalla fondazione di questa importante realtà diffusa in tutto il mondo e che nel nostro territorio ha una sua importante comunità. E questa inaugurazione è uno dei momenti anche per celebrare questi 50 anni. Certo. Cosa vi ha portato alla realizzazione di questo archivio storico e quali sono anche i primi frutti che avete avuto modo di vedere nel Certo. corso di questo lavoro? Allora, diciamo che l'inizio è iniziato quest'estate da un campo di lavoro, da un campo di volontariato che svolgiamo solitamente da 50 anni appunto in estate. Diciamo, questo è il campo di lavoro, è un leitmotiv che troveremo, abbiamo ritrovato anche tra i documenti di questo archivio. Abbiamo ripreso questa stanza, questo ufficio, ripulito tutto e raccolto tutta questa mole di documenti un po' sparsi, di 50 anni, insomma, di storia. Non è rimasto, secondo me, tantissimo, ma comunque la mole di documenti è abbastanza importante. Che cosa abbiamo trovato sostanzialmente? Tanti documenti cartacei, ma anche oggetti, cartoline, video in VHS, diapositive, anche materiali che ancora neanche noi abbiamo rivisto. Quindi occorreva, ecco, fare un primo passo per costituire un archivio decente per la nostra associazione. Abbiamo sicuramente incaricato un archivista che ha redatto la prima catalogazione di tutti appunto, i documenti. Sicuramente abbiamo iniziato la riconversione in digitale, ecco, questo è un altro passo importante così. In maniera sia da conservare meglio documenti che andranno o che non sono fruibili, molto fragili, per cui si conserveranno in un altro supporto digitale, appunto più durativo, e anche e soprattutto per diffondere meglio e fare fruire questi importanti documenti. Se mi permetti, vado un po' a ruota libera. L'importanza, ecco, è un lavoro, ripeto, sicuramente. Ancora soltanto all'inizio, ma diciamo, la prima rappresentazione, il primo quadro così istantaneo che ne è venuto fuori è l'importanza di condividerla, è questa storia anche di tanta sofferenza, anche del male di vivere, come disse il poeta. Ci sono anche dei documenti delle immagini molto crude, soprattutto penso forse all'epicentro di alla guerra in Bosnia e alla relazione appunto tra la comunità di Arezzo, tutta Arezzo, col Forum Internazionale della Solidarietà. Da queste però macerie, anche lì un miracolo. Cioè, questa Emmaus, questa resilienza, questa capacità. Davvero di operare quasi in maniera alchemica da questo male, dalla sofferenza di tutte le nostre vite, cercare di colare, di ottenerne addirittura un insegnamento che possa provocare intanto le coscienze, non il progresso tecnologico o quello falso dei soldi, dell'individualismo di questo soggetto che tutto vuole e tutto mangia, ma nella condivisione del gruppo, Perché solo in questo. ricordiamolo che cos'è Emmaus, anche per chi non ne avesse mai sentito parlare. Questa esperienza che nasce da Sì, questo prete francese, l'Abbé Pierre, certo. per aiutare i più poveri, raccogliere materiale,
condividere il ricavato per reintrodurre nella società Esattamente. persone che hanno vissuto dei periodi difficili. Questo è un po' brevissimamente quello Assolutamente, che tu la fate, conosci con bene. un'ottica anche, possiamo dire, con un'ottica anche ambientale, di riutilizzo, di riuso e quindi di tutela Assolutamente. dell'ambiente. Questo è un po' lo spirito che poi nel nostro territorio con Franco Bettoli ha avuto una grandissima esperienza, fino ad arrivare nell'ambito internazionale, con la guerra nei Balcani. Quindi in questo archivio si ripercorrono alcuni di questi momenti. Assolutamente, non voglio spoilerare ora questo No, no, termine. spoileriamo, Allora, spoileriamo. ci sarà brevemente quello che possiamo dire, che ci saranno due salette, ecco, gli spettatori saranno attesi dalla prima, che sarà un po' più istituzionale, dove ci sarà l'archivio storico fisico di soprattutto i documenti catalogati, una postazione telematica e qualche altra sorpresina. Mentre ci sarà una sala attigua dove, grazie all'impegno, al progetto ecco, che ci hanno realizzato un gruppo di giovani architetti conosciuti durante l'anno scorso durante un progetto dell'Università di Firenze, un progetto di allestimento e di diciamo, una sala un po' più artistica e emozionale. Ora, anche lì sui termini sono poco. Però ci saranno dei video proiettati su una parete, un'altra sarà la parete della memoria con vari oggetti particolari e poi anche uno spazio per delle diapositive che potranno essere viste in un modo particolare, non come al solito. Ripeto, no? Più di questo vi Non ci fa. aspettiamo per scoprire il resto, E allora ecco. io non posso che cogliere questo invito e allargarlo naturalmente ai nostri telespettatori. Ringrazio Marco Sinopoli per la sua disponibilità. L'invito dunque a partecipare nei pressi di Ponticino appunto a questa inaugurazione. Io vi ringrazio per averci seguito. Ringrazio ancora un'altra volta Marco per la Grazie sua mille a presenza. te e a voi, grazie. Arrivederci.